Cucinando con MD, ciao chef, come stai? Ciao Mary, buongiorno, buongiorno, armato stanno armato di coltello utensili. E carciofi. Coltello e carciofi. Coltello e carciofi. Coltello e carciofi. Coltello e carciofi e coltello. Sta diventando un mantra. Per una ricetta, un secondo piatto, sfizioso, un filetto dorata, semplice da realizzare. Però lo facciamo in modo diverso. Quindi filetto dorata, ecco qui. Ingredienti che ripetiamo. Stiamo mostrando gli ingredienti. Ingredienti, capperi. Anche capperi. Orate, carciofo, aglio che è nascosto qui, ecco qua. Ecco l'aglio, una bella testolina d'aglio. Prezzemolo, basta. Basta, proprio una ricetta velocissima. Procedimento semplice, rapido e indolore. Un secondo piatto, si parte sempre dall'olio. Immancabile olio extravergine. Dalla padella. L'olio senza la padella. No. Non ci fa niente. Dall'olio che... Poi dimmi un po' i procedimenti, dai, dimmi un po' i procedimenti che te li ho insegnati, vedi quelli oggi che sto facendo. Allora, spiega. Intanto riscaldiamo l'olio in padella, l'olio che sta vergine di oliva. Poi perché utilizziamo in realtà il carciofo? Noi abbiamo bisogno di renderlo pulito, quindi di sbiancarlo, a fare in modo insomma che il carciofo non annerisca. Quindi il trucchetto insegnato da Chef Ferio è quello di inserire dell'acqua, ovvero dell'acido citrico, cioè acqua più limone, acido citrico, ed immergervi all'interno anche 1-2 minuti i petali di carciofo. Me ne vado. No, non te ne andare. Bellissimo. Ti prego. È pronta, ragazzi, a cucinare? Forse sono pronta. Il carciofo. Il carciofo. È pronto a cucinare il carciofo. Allora, guarda. Che mi piacciono con le... Mi piace con... Arrostita a te. No. 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 Chef, te l'ho detto tante volte. E non mi ricordo. E dai, chi li fa così buoni per me? Mamma. Bravo. Ma mamma cucina per te, quindi... con le patate, certo. Ah, con le patate, con le patate. Sì, sì, sì. Non puoi venirmi meno. Padella antiaderente, abbiamo messo qualche cappero, giusto, giusto, e andiamo a fare i nostri spicchietti di carciofo. Di carciofo. Abbiamo dimenticato una l'aglio, cosa importante. Che... Però come sarà questa volta l'aglio per te, chef? In camicia. In camicia, entrino. Perché non dobbiamo coprire troppo poi il profumo. No, ci serve solo... Per insaporire leggermente, leggermente, bravo. Chef. Ecco qua. Lo mettiamo tutto intero. Guarda, guarda, guarda. Sei pronto? Uno, due e voilà. Arriva da là. Leges en fait, pubbliche. Oppure francese parliamo. Chef. E andiamo. È a stata mettere. Una giornata piena questa di mattina 9 oggi. Pienissima. Intanto, ecco, questo è il procedimento che stiamo vedendo. Grazie alla nostra regista Giada De Gregorio, che ci segue puntualmente tutti i giorni e ci rende bellissimi. Ciao Giada. E ci permette di capire come dobbiamo cucinare tutti i giorni queste ricette. Eh? Allora. Infatti, io parlo, tu parli, ma lei ci segue. Ci segue. Però chef, c'è un pubblico a casa che ti segue in maniera copiosa e pedissequamente replica le tue ricette, per cui i tuoi passaggi sono importanti. Meno male. C'è un profumo che è ci restituisce. È un profumo che è l'aglio che si sta... Col capperino? Brava, in camicia, il cappero, e andiamo a mettere i carciofi. Wow. Ecco qua, vedi? I carciofi, a questo punto... Non dimentichiamo che un secondo piatto, il protagonista principe della ricetta di oggi, è la filetto di orata. Il filetto di orata, che io ho decongelato puntualmente prima di arrivare. Vedi, ne facciamo due? Due, sì. Ma sì. L'altro conserviamo per un'altra ricetta, dai. E... L'ispirazione di questo piatto, chef? L'ispirazione di questo piatto da dove proviene? Proviene da notti insonni. No, dall'esigenza anche di mangiare, ecco, il sano, pesce sano, che fa sano, bene. Sano, sano, sano. È un modo diverso di mangiare. Contiene gli omega 3 pesce, no? Che ti permette di avere maggiore concentrazione. Tra l'altro fa molto bene ai piccoletti che hanno difficoltà a mangiarlo, ma anche un po'. Allora, Mary, guarda, stiamo facendo gli adulti, tagli. A meno che non sia sempre fritto, quello che però fa sempre male, quindi ecco, variamo un po'. Qual è il vantaggio di usare questi filetti orata? Ah, non uno lo so. Che già sono pronti, riscati, puliti, vedi? E ci piace? Puliti, già pronti all'uso. Noi gli facciamo dei taglietti. Sì, possiamo sulla vedere. Sulla pelle, vedi? C'è un taglietto. Perché, chef? Vedi? In modo che quando andiamo a inserirlo in padella non si arriccia. Ah, è vero! Come brutta quella sensazione che... E infatti l'abbiamo risolta usando questo taglietto. Come vedi usiamo la stessa padella.
Quindi se qualche per mettermi, chef, esatto, utilizzi la stessa padella, ma il tempo di cottura è medesimo per i carciofi e i per carciofi gli abbiamo dato una scottata, minuti, un po' due minuti in più che li abbiamo messi prima, no? Come hai notato. Quindi andiamo, vedi? Gli aggiungiamo poco d'acqua, vedi? Continuiamo la nostra cottura, che velocissima, Mary. In questo caso i carciofi per te non devono essere croccanti, però. Croccanti, lo sai che piacciono sempre croccanti. E abbiamo un altro carciofo che avevo conservato. In questo caso... Però visto che abbiamo ancora qualche minutino... Ti occorre per la decorazione? Bravissima! Quindi facciamo un bel crudité di carciofo e serviamo due tipi. Fateci sapere intanto se vi piace questa ricetta, scriveteci sulla nostra pagina di Facebook, perché siamo anche in diretta streaming. E come adornereste voi questo piatto, come lo impiattereste? Chef Perio me ne dà suggerimento adesso, perché adesso gli sta partendo l'esso, io lo so, lo vedo, lo percepisco. No, perché sono stato un po' veloce nell'esecuzione di questo piatto. Perché sei rapido tu, ma tu al ristorante mangiando sul serio, quante ricette riesci a preparare? Sono rapidissimo, eh? A dirti la verità ho questo pregio di essere molto veloce, però trovo sempre qualcuno che si lamenta, che aspetta un po' di più. Ma in realtà non aspettavano mai i tuoi commensali, perché anche se veloce, la ricetta dovesse anche, essere articolata, tu comunque prepari, porti a tavola tutte le cose sfiziose. Io lavoro con un menu, non un menù alla carta, quindi un menù fatto ad personam, quindi tu vieni, parliamo un pochettino, ti conosco. Riesci a comprendere qual è il gusto. I piatti, brava. Quindi. Io sono stata spesse volte da Chef Ferro al ristorante Mangiando sul Serio, si sta davvero molto molto bene, tra l'altro è un luogo molto conviviale dove in questo periodo davvero si può tranquillamente mangiare in totale sicurezza. Quello sempre. Quindi Mary, vi invitiamo ad andare a trovare Chef Ferio. E... anche perché esiste, vige anche la stessa regola là. Anche al ristorante, più ne siamo meglio è. Più ne siamo meglio è vero, rispettando le regole, rispettando naturalmente tutte quelle che sono normative vigenti. Però è bello stare da Chef Ferio, è proprio bello parlare con te poi. La regola in questo momento vuole che stiamo condendo i nostri carciofi, quindi abbiamo messo un po' di sale, un po' di pepe, il limone e un po' d'olio. Vedi? E vi assicuro che il profumo c'è anche in questa semplice marinatura, che tanto semplice poi sembra, ma non è. È semplicissimo. Riuscire a trovare i giusti equilibri delle dosi non è sempre facile. E gli facciamo. Intanto l'orata non deve girare, chef, chiedo. No. Va bene così? Cioè è cotta, Mary, è tutto cotto, vedi? Uh-huh. Andiamo a mettere questo. Che fresco, mi piace, carciofi. Mi dà una sensazione di fresco, chef. Mi piacciono tantissimi i crudité di carciofo. Bene, gli mettiamo la nostra fogliolina di prezzemolo. Che scappa. Bene. Quindi questo è il condimento che troviamo all'atere, però è una marinatura fresca e quindi avremo una declinazione diversa di carciofi, perché in questo caso sono semplicemente marinati, diversamente invece lì nel tegame sono crudi, meri, marinati appena e invece lì sono cotti. Li possiamo condire anche con un po' di aceto balsamico volendo, ma noi in questo momento lo preferiamo al limone. E poi dicevo, c'è un'altra declinazione, perché in quel caso gli altri carciofi si stanno insaporendo, esatto, acquisiscono maggiormente sapore con il filetto di orata, che per l'appunto restituisce ancora più spessore al piatto di oggi. Allora Mary, l'ho girato semplicemente perché lo vado ad impiattare, ma ti assicuro, con un filetto del genere, con un po' d'acqua che abbiamo messo, la cottura è uniforme, quindi non necessita neanche di girarlo. Se abbiamo qualche dubbio, qualche incertezza, gli mettiamo un coperchio sopra e abbiamo risolto il problema. Quindi, non c'è bisogno di rigirarlo. Assolutamente no. Vedi? E anche questo secondo piatto è pronto. È sempre un piacere averti nella nostra cucina di Mattina 9, chef, per tutti gli splendidi suggerimenti che ci regali quotidianamente nel nostro spazio del Cucinando con MD. Aspettiamo ancora l'ultima cottura per i carciofi, che devono essere per Chef Ferio croccanti. Eccoli qua, li senti con i capperi. E se vogliamo possiamo aggiungere anche qualche oliva nera. Io non gliel'ho inserita, semplicemente perché voglio un bel colore vivo, chiaro. Quindi, perché altrimenti se volete, tende un po'... Esatto, ad annerirsi il carciofo.
Ma volendo si può fare anche un bel carciofo alla giudia, eh? Ne abbiamo fatti in passato. Sì, come no. Quindi andiamo a impiattare i nostri carciofi. Meno in carta, naturalmente c'è anche il pesce da Chef Ferio, sì, al ristorante Mangiando sul Serio. Questa è una delle varianti che oggi riproponiamo per voi pubblico da casa, affinché in maniera semplice e veloce possiate replicare un piatto gustoso, nobile, così, al contempo. Si muore, guarda che colori. È buono poi anche. Poi cucinare il pesce così veloce e così saporito. Poi con un contorno bello sfizioso, questo può essere anche come servire un piatto unico, come una cena, un piatto, un bel secondo per Natale, quando verrà. Quando verrà. Anche un secondo domenicale. Ma guarda, no, io la domenica preferisco la carne. La carne. La carne, la fettina di carne sulla brace. La cotoletta, brava, la cotoletta, tutta un'altra va storia. Va bene, ok. Fermiamoci qua, in questo caso. Ad un piatto molto delicato e nobile, guarda, preparato dal Chef Ferio, cucinando con Emily. Grazie Chef, veramente grazie, complimenti. A te, Emily, grazie. Ci piace assai. Noi ci ritroviamo tutti i giorni, Chef Ferio, nel cucinando con Emily. Grazie. Che cosa prepari prossima volta? Non lo so. Dovete restare qua sorpresa, con noi tutti i giorni, sorpresa. Sempre sorpresa, però quello che possiamo garantirvi è che sarà una sorpresa imperdibile, ovvero i piatti e le ricette preparati dal nostro chef di Mattina 9, Chef Ferio. Chef! Bacini a te. Ciao, un bacio, buon appetito. Bacini Mario a voi.